Dottor Faticato, volevamo sapere se lei ha già votato sulla piattaforma Rousseau e come. Purtroppo ancora non voto, aspetto la fine del consiglio comunale per dare il mio voto su Rousseau. Come pensa di votare? Possiamo chiedere? Sì. Voterà sì? Sì. Perché? Come mai? Perché comunque condivido le idee del Movimento 5 Stelle. Al governo abbiamo tanto da fare per portare avanti il nostro programma. C'è questa, tra virgolette, alleanza con il PD per portare a termine quello che è stato presentato sin dall'inizio. Quindi lei, no, siamo comunque ad una fase nuova del movimento. Sì, è una fase nuova, lasciamo Salvini e andiamo avanti con il PD. Silvano Maccione, attivista da sempre del Movimento 5 Stelle, ha già votato su Rousseau? Ancora no. Come mai? Ho dato precedenza al Consiglio Comunale di stamattina a Foggia. Comunque, voterà. Quanto prima voterò. Che cosa? Posso chiederglielo? Ma diciamo che il voto dovrebbe essere segreto, però posso dire che voterò favorevolmente al quesito. Cioè Conte è una figura, a mio avviso, il mio personale modo di vedere, è a modo di vedere di tanti esperti, veramente che si è rivelato di un certo spessore. Penso che possa essere quella marcia in più che l'Italia possa avere. È praticamente il nuovo leader politico, lo concepisce anche così il Premier Conte? Beh, forse si è superata la fase di Maio. Questo diciamo, dobbiamo essere molto cauti a dirlo. È chiaro che noi foggiani emotivamente siamo molto coinvolti da Conte in quanto conterraneo, però dobbiamo essere sempre lucidi poi in ulteriori valutazioni che prendono direzioni politiche molto più impegnative. Onorevole, ha già votato e come ha votato? Ho votato, il voto è sì, però ho votato per la nascita di questo governo, per quanto concerne me, e abbiamo dato la parola anche agli altri, a tutti gli attivisti, come come fa normalmente il Movimento 5 Stelle, quando si prendono decisioni importanti dà lo spazio agli attivisti. Quindi in questo momento stanno votando, alle 18 si chiuderanno le votazioni e vedremo quale sarà il risultato. Abbiamo fatto una votazione e abbiamo spiegato il perché di questa alleanza con il PD sulla base dei temi, ecologici, fiscali, del lavoro. Abbiamo rispettato tutti quelli che erano i nostri capisaldi nel programma Movimento 5 Stelle. Che ne pensa di questa nuova esperienza? Il Parlamento come la vivrà? Ora entreremo in Parlamento questa settimana e ci saranno dei nuovi equilibri sicuramente, e quello che posso dire, si andrà avanti sui temi, si lavorerà come si è fatto con la Lega, si farà con il PD. Alla fine la cosa che noi abbiamo a cuore è il bene del Paese. Norillo, ha già votato su Rousseau per il nuovo governo? Allora, oggi pomeriggio, cioè appena torno a casa. Come voterà, posso chiedergli? Allora, devo essere sincero, non sono molto convinto di questo abbinamento, ma perché secondo me la cosa più importante da fare per il nuovo governo è quella di cambiare la legge elettorale. In virtù della legge elettorale noi possiamo cambiare le sorti di questa nazione. E allora, visto che così andiamo, siamo riusciti, sto attendito con la Lega, vediamo adesso con il PD. E non è questione, come dicono alcuni, per le poltrone, perché purtroppo finché c'è questa legge, questa è la situazione. Non si può fare diversamente. Dite voi in che maniera possiamo governare l'Italia. Vogliamo un altro Monti bis? Non lo so, dite voi. Non è una questione che uno dice, si è opportunisti o poltronisti. Anch'io mi sono posto queste domande, non crediate che sia facile, però davanti a una situazione simile di staticità
che possiamo fare? L'unica fortuna che abbiamo Conte, e secondo me il primo silente pares, che potrebbe risolvere molti problemi che sono tipicamente e specificatamente politici.